200 euro al mese, 200 euro al mese per la praticante avvocatessa. La Vergine Maria è chiamata avvocata nostra, 200 euro al mese per la praticante avvocata, avvocato, avvocata, maestro, maestra, operaio, operaio, studente, studentessa, dottore, dottoressa, c'è anche dottora, anche dottora si può dire. E la notizia è potente, molto potente, sta sul grande web journal, fanpage, che sta a Napoli, il potente web journal, fanpage, sta a Napoli, eccolo qua, titolata da praticante avvocato, no, dovevi dire avvocata perché è una donna, da praticante avvocato prendevo 200 euro al mese, poi non ho più trovato lavoro, mi dicono che sono vecchia, è una donna di 37 anni, laureata in giurisprudenza, racconta l'esperienza traumatica del praticantato in uno studio legale dove guadagnava 200 euro al mese. Ad oggi non riesco ancora a trovare lavoro, nonostante io abbia inviato centinaia di curriculum, centinaia di curriculum. Di centinaia di curriculum vitae, vitae, vite, vite. Perché il dittongo AE, nella lingua latina si diceva E. Per esempio, a Roma c'è il carcere di Regina Coeli, Coeli, c'è scritto Regina Coeli, ma non si dice Regina Coeli, si dice Regina Celi, Regina Celi. È così, è così. È una donna di 37 anni che è nata e cresciuta a Milano. Laureata in giurisprudenza, dopo 18 mesi di praticantato, non è riuscita a trovare un lavoro né in uno studio legale né in altri settori, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, le considerazioni di Serafino Massoni, che è questo signore qua, Serafino Massoni, vedete chi è? Eccolo qua. Serafino Massoni fa le sue brave considerazioni, perché Serafino Massoni sta su YouTube, YouTube. Dailymotion, Instagram, Facebook e Twitter, che oggi Twitter non si chiama più Twitter, ma si chiama così, X. Quante considerazioni che fa Serafino Massoni. Ecco qua, eccolo qua, chi è Serafino? Eccolo qua. Eh sì, le rose sono cambiate, le rose sono cambiate, perché le università, l'Italia, ma tutto l'Occidente è pieno di università. Come diceva l'imperatore germanico e spagnolo Carlo V, todos caballeros, tutti cavalieri, cioè tutti laureati. Motivo per il quale le lauree sono state inflazionate. Sono state inflazionate. Sono tutti laureati. E come nella Germania, dopo la prima guerra mondiale, la grande crisi in Germania, dove per andare a comprare delle uova dovevi portare al mercato una borsa piena di marchi, piena di marchi, milioni di marchi per comprare poche uova. E questa è la situazione. E gli unici che ci stanno bene, 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 bene all'università, gli unici sono i professori universitari, capito? Che suonano le trombe, suonano. Venite, venite, venite in questa università. Venite, 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 iscrivetevi alla nostra università. Beh, queste sono le considerazioni di Serafino Massoni. Bello, è bella, sono belle le università, per carità, Sono belle soprattutto per i professori universitari. Loro il posto sicuro ce l'hanno. Ma gli studenti però che si laureano e poi se la devono vedere con tutti gli altri laureati che sono tanti, tanti, tanti. Le considerazioni di Serafino Massoni.
Qua mi fermo, cari amici. Continuate voi con le vostre riflessioni. Ok, cari amici, a tutti voi tanti cari saluti da questo romanzo storico di Serafino Marsoni, che vi aspetta in tutte le librerie italiane.